Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori per continuare la risalita verso la Premier e chissà, verso forse qualche trofeo importante in carriera di questi gamberetti. Signori, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram e su Facebook, dove mi trovate come Maullo941, perché vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che sull'altra, quella viola. E altra cosa, in descrizione trovate i link dei canali che si sono abbonati al mio canale, in quanto abbonandosi hanno guadagnato il privilegio di trovarsi lì in descrizione. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con questo video. Ok, signori, allora siamo arrivati alla fine della stagione. Morgan ci dice: ottimo lavoro, de che? Ottimo lavoro, de che? Buon lavoro. All'inizio avevamo segnato il seguente obiettivo: monitora gli stipendi dei giocatori, seguendo gli allenamenti del 5%. Va bene, ci siamo riusciti, siamo contenti che li abbiamo fatti contenti, siamo tutti contenti. Terminiamo la stagione, continuiamo assieme, signori. Entusiasmo al lavoro, perfetto, va bene, ok. Continuiamo assieme, signori, continuiamo assieme, partiamo. Teniamoci pronti per la nuova stagione, signori. Nuova stagione League One. L'obiettivo da League One, signori, sinceramente, quante volte dico signori? Ma porca miseria, ma che cavolo? Allora, l'obiettivo di questa stagione, signori, sarà, ecco, nuovamente signori, ma vabbè. Se io avessi un bicchiere e mettessi in questo bicchiere 1 euro per tutte le volte dico signori, quando registro i video, quando sono in live. Dico, sarei ricco? No, perché so sempre i miei soldi, però risparmierei un sacco, signori. Allora, l'obiettivo di questa stagione in League One sarebbe riuscire a raggiungere nuovi playoff. Ma la vedo difficile. Se noi già riuscissimo a salvarci, se non è già, sarebbe tanta roba. L'obiettivo principale, se noi, infatti, sarebbe salvarci. Allora, cosa fare in questo primo video di oggi? Il primo video di oggi sarà di esplorazione, ovvero. Andiamo a vedere un attimino chi è rimasto come giocatori, perché se non mi sbaglio Percival l'abbiamo perso. Vediamo se c'è qualcuno da vendere. E vediamo chi c'è fra gli svincolati. Vediamo se c'è qualcuno che può essere interessante tra gli svincolati da prendere. Perché ricordo, noi possiamo fare, oltre ai giocatori che arrivano dalle rose, dagli osservatori, possiamo prendere massimo 2 giocatori svincolati. Mercato non ne facciamo, che andiamo a prendere. A parte Miura, signori, che è stato un colpo di testa, che voleva la mascotte della squadra. A parte Miura, che ha 55 anni, l'abbiamo fatto venire a fare la pensione qua da noi. Mercato di giocatori che stanno in scadenza, top player. Player, come avevamo fatto l'anno scorso con Venezia, non lo voglio fare. Voglio che la squadra cresca. Allora, 1,3, 1,380, 1,55. Facciamo 1,380, signori. Magari ci pigliamo qualcosina in più. Tanto non passeremo mai il turno, nemmeno questa. Difficoltà 3 stellette e mezza, sono tutte uguali. Pigliamo questo. Così evitiamo, cerchiamo di non far troppi danni. Siamo già pronti per. Non fa nulla. Per gli allenamenti. Vediamo che allenamenti sono tutti fatti. Sì, allora simula e non ci perdere troppo tempo. Simula e non ci perdere troppo tempo, va bene così. Poi il trofeo, va bene, questa è l'informativa del trofeo che ci interessa poco, va bene così. Andiamo al 2, signori, che così se non sbaglio forse dovrebbero arrivare gli osservatori, forse sì, forse no. Arrivano gli osservatori secondo voi? Così il giorno 2 dovrebbe sbloccarsi un po' di cose, dovrebbe andare via i giocatori che non ci servono. E dovrebbe un attimino entrare nel vivo, diciamo, la situazione. Infatti, reso conto, giovani, stanno arrivando le email, quelle importanti. 2 mail di cui aumento budget di mercato. Addirittura, vediamo un attimino. Allora, aumento budget di mercato, va bene, da 1,8 a 3,5, buono. Reso conto, giovani talenti disponibili. Dove? In costa d'avorio. Allora, abbiamo Innocent IA 67,83. Innocent. Potresti essere un buon giocatore, ma non mi servi. Non posso farti cambiare ruolo per te. Eccolo, Kanté, Fabrice Kanté, 74-94, 17 anni. Tu mi interessi parecchio. Serge Koudou, 61-83. No, bello il baffetto, ma non mi ispiri. Poi, reso conto, giovani talenti disponibili. Dal Camerun, Abdoulaye Mbacké. Bella capigliatura, mi piacerebbe tantissimo giocare con te, ma non sei degno di nota. 80, 60, 84, Diaw no. Perché
per quanto potrebbe essere promettente, no. 43-61, inguardabile. Indri, intorno agli Indri. Lua 46-64, no. E Hassanè Fathi 43-61, no. Niente da fare. Questi osservatori non ci hanno portato niente di interessante, signori. Non ci hanno portato niente di interessante. Hanno finito il loro compito. Quindi andiamoli un attimino. Chi è che abbiamo trovato? Uno della Costa d'Avorio, se non sbaglio. Ondo sta Irlanda, Costa d'Avorio. Cantè, esterno sinistro, 74-94. Un 54. Tanta roba. Tanta roba. Però mossabilità 3 stelle, piede debole 2 stelle. Ora qui dobbiamo un attimino fare due calcoli, signori. Fare due calcoli. Prima andiamo dagli osservatori. Allora, il budget ce l'abbiamo. Abbiamo un osservatore che... Ci manca un osservatore. Quindi andiamo a comprare un osservatore. 3 stelle 2. Cazzarola quanto costano. Va, prendiamo lui intanto. Quantomeno sì. E lo mandiamo 3 stelle 2. Non è il massimo. Non è decisamente il massimo. Fai seguire il giocatore. Lo mandiamo. Lo mandiamo in Svezia. Andiamo a cercare il nuovo Ibrahimovic, signori. 9 mesi. Vai, dai, fatti a fare le vacanze invernali. Quest'altro che comunque è accettabile, lo mandiamo da un'altra parte pure qui perso in Estonia. Sì, 9 mesi in Estonia. Vedi che riesce a trovare in Estonia. Lui mi fa un po' cacare, sinceramente, come osservatore. Licenziamolo. Ma sì, licenziamo questo osservatore. Vediamo se ne troviamo uno un poco meglio. Questo guadagna solo una stelletta in più. 2 milioni non ce li posso spendere in un osservatore. Andiamo con Torres, dai. Io credo in Torres che lo mandiamo pure qui in altro paese, in Russia, signori. Andiamo a trovare il nuovo Arshavin. Dai così, qualsiasi. Dai, vediamo cosa riusciamo a trovare. Gli osservatori li abbiamo piazzati e questo già è tanta roba. Poi, vabbè, le tre mail degli osservatori che sono partiti, va bene, va bene. Poi andiamo a vedere fra gli svincolati se c'è qualcuno degno di nota. Ovviamente ci saranno i regen, signori. Ma vediamo se possiamo. Due ne possiamo prendere, signori. Solamente due. Vediamo cosa propone il mercato. Allora, abbiamo lui. Abid. No. Aarons. No. Poi, no. Ovviamente, se voi vedete. Che simpatico questo tizio. Akar. Proprio la fa. Va bene. E Akberris. No, inguardabile. Anche se so perché, ma sulla destra siamo coperti. Acosta, Adi, niente da fare. Agarwal, niente di interessante. Signori, se voi per caso doveste vedere qualcuno di interessante nei commenti, fatemelo sapere. Salam Afaraj, interessante, ma c'hai 31 anni, amico. Lui è messo anche peggio. Va bene, vediamo, scorriamo velocemente per vedere se c'è qualcuno apprezzabile, signori. La lista scorre, ma non ce n'è di apprezzabile nemmeno da lontano. Qualcuno con un bel verde? Eh sì, 31 anni. Ma aspetta, aspetta. Ah, sì, no, chi era lui? Entui? No, ce n'era uno che c'aveva lui. Mamma mia, 26 anni. Vediamo. Artana 29. Asprilia. Dairon Asprilia. No, non era lui. No, era lui. Asensio. Asensio quello falso, signori. Abbiamo trovato l'Asensio falso. L'Asensio falso abbiamo trovato. Mamma mia. Vabbè, in cerca di una nuova squadra. E mi sa che ancora dovrai cercare, zio. Allora, vediamo se c'è qualcuno interessante. Niente. Il silenzio più totale, signori. Mamma mia. Questo è venuto con la felpa. Ma chi è? Yes, Baraye, con la felpa l'hanno fotografato questo mentre si era appena svegliato. Questo me lo prenderei solo per mascotte, signori. Si era appena svegliato, gli hanno fatto la fotografia mentre ancora dormiva. Dov'è? Bartolomei, 31 anni. Mamma mia, ma sono inguardabili. Barres, ma dove stanno? Ma una volta c'era il Regeni che uno diceva lo trovo sicuro tra gli svincolati. No, non ne stiamo trovando uno non lo stiamo trovando. Bah. Sono tutti svincolati, ma non ce n'è uno da prendere. Questo sembra il cantante. Come si chiama? Non mi viene in mente. Niente, signori. Tra gli svincolati abbiamo fatto proprio il buco nell'acqua più totale. Più totale buco nell'acqua tra gli svincolati. Io pensavo chissà che cosa, invece non abbiamo trovato niente. Bene così. Allora, andiamo a vedere un attimo la nostra rosa, signori. Vediamo chi realmente ci manca. Allora, abbiamo due portieri. Alsad e Mendes.
Mendes è un 52. Noi abbiamo due portieri in primavera che sono delle bestie che dovremmo vedere di promuovere. Alstad, quanti anni ha? 30 anni. Contratti in scadenza. Allora, Alstad lo mettiamo in vendita, signori. Ciao Alstad, è stato un piacere. Mendes lo mandiamo in prestito. E ci portiamo a casa i due portieri della primavera. Sulla sinistra abbiamo Henry, 26 anni. Stevens, 17 anni. Ok. E Mel Gibson, 24 anni. Ok, allora considera che Stevens diventerà il titolare perché mostra un ottimo potenziale. Mel Gibson 24, Henry 26. Principe, è stato un piacere. Mandiamo via il principe, signori. Ci teniamo Stevens che sarà il titolare e Mel Gibson. In difesa abbiamo Davis 29 anni, Lavandino 24 e Greaves 18. Ok, Grealish deve crescere, ma ci serve un difensore centrale. Poi abbiamo Mellor, 30 anni, e Vasela, ok, che è 18 ma deve crescere. Centrocampo abbiamo Kanon, va bene, 28 anni, Yosongo, 29 anni, va bene, questi non devono cambiare ruolo. Boh, ancora aspettiamo. Sulla sinistra abbiamo Giardino e Pringles. Secondo me Pringles potremmo anche venderlo. Adesso sulla sinistra abbiamo qualcuno di promette un 58 a 32 anni. Ciao Pringles, è stato un piacere. Poi abbiamo Wilding e Diago Gurara che lo vendiamo. Diago Gurara, lista trasferimenti, mi dispiace per Diago Gurara, ma non possiamo tenercelo. Sullivan 27 anni e McGree 18 anni, quindi sulla destra siamo messi bene. In attacco abbiamo Lee Smith, 31 anni e 61. Stockton 62 e 27 anni. Miura non fa caso. Aladino 61 27 anni. Scott, 17 anni, un 56 e Slow, 58, 58, 28 anni. Quindi prendi, no, le nostre punte principali sono Smith, Stockton e Aladino. Non abbiamo niente di più, niente di interessante. Slow, cioè, potremmo cercare di far crescere Scott, che forse potrebbe mostrare un ottimo potenziale. Scott potrebbe. Scotto o Slow, chi potremmo mandare in prestito dei due? Non lo so, signori. Attualmente non lo so. Vediamo un attimino. L'ultima cosa che vediamo in questo video. Andiamo a vedere un attimino qua tra i giovani. Tra i giovani noi abbiamo Spike e Lowry. Sono 2,66, signori. Questi vengono portati subito in prima squadra. Tra l'altro 17-17 anni. Tanta roba. Potremmo mandarne uno in prestito e tenerci l'altro. Secondo me potrebbe essere un'ottima idea. Potremmo mandare in prestito Spike, che comunque c'è un potenziale 89, e tenerci Lorey. Andrew. Poi abbiamo McNee. Ok. Kanté sulla sinistra, che lo porterei già in prima squadra. Poi abbiamo Pardy, che è inguardabile. Mooney, Tommy, il nostro Tommy, che è un 50, però promette bene. Però sta cambiando ruolo, quindi aspettiamo che finisca di cambiare ruolo. Connor promette pure bene, però ha un piccolo puntino più basso. E sulla destra abbiamo Milne, 15 anni con potenziale 72-88, e Barrett, che è un 53. O'Sullivan secondo me gioca ancora meglio, 16 anni e 15 anni. Va bene. Sui giovani adesso questo ce lo lavoreremo con calma, signori. Lo vediamo un attimino perché qualcuno sta cambiando ruolo. Quindi facciamo passare un attimino un po' di tempo. Vediamo pure se arrivano le offerte giuste. E così possiamo piazzare i giocatori al posto giusto nel momento giusto. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao!